Un momento riagganciarmi a quello che ha detto Giuseppe, perché sul Parco delle Sabine è una vergogna, cioè vedono i nostri figli, guardate, stanno al buio e appunto furti continui. L'erba che è stata tagliata e non irrigata l'ha tagliata il maneggio, non l'ha tagliata il comune. Ecco, quindi il comune non è intervenuto. Pare che il consorzio adesso abbia versato un qualcosa alla CEA, ci sia stato un po' di rimpallo e il contentino è quello di illuminare un breve tratto. Le strade laterali dove la gente va a dormire e deve entrare in casa sono completamente al buio. Tenete presente dove è ubicato Porta di Roma e Parco delle Sabine, cioè proprio non ci si vede un palmo, quindi ecco un problema di sicurezza. Due condomini hanno fatto una denuncia, hanno costretto l'amministratore a denunciare ai carabinieri che la situazione c'è, quindi adesso vediamo che cosa succede, se non altro si dovranno muovere i carabinieri, perché sulla sicurezza pubblica, insomma, spero che almeno loro possano intervenire. Questo brevemente. Io volevo dire una cosa, volevo chiedere se che cosa intende fare il Movimento 5 Stelle per la storia delle pensioni, la famosa sentenza della Corte Costituzionale. Il governo ci ha messo una toppa, come dicono loro, a chi daranno dei soldi gli danno neanche il 20% di quello che gli sarebbe aspettato, quindi è veramente un furto questo. Voglio sapere se c'è una class action prevista, se che cosa intendiamo fare, perché altrimenti ci dovremmo muovere con l'associazione consumatori. Ovviamente preferiremmo muoverci con forza politica, insomma, ecco. No, anche perché oggi gli anziani sono coloro, io questo fatto di mettere gli anziani contro i giovani è una cosa che veramente mi fa uno schifo, perché oggi se c'è un welfare è veramente quello familiare. Guardate, non lo dico soltanto per me, ma io chiunque sento al mercato, fra gli amici, conoscenti, vicini di casa, tutti i genitori, tutti aiutano i figli che altrimenti non ce la farebbero, mantengono i figli, i nipoti, i pronipoti, perché non ce la farebbero a vivere. Perché chi non lavora, non lavora, ma chi lavora veramente c'è uno stipendio da fame. Quindi questo era quello velocemente. E sul fatto di essere così, ormai, guardate, io noto fra le persone questo, questo clima di ma tanto ormai che devo fare. Ecco, guardate, a me è la cosa che più mi fa male, perché veramente, adesso ho sentito di questo disegno di legge che addirittura vogliono mettere l'IVA sui servizi funerari e far pagare, è un disegno di legge presentato dal PD, eh? Sbaglio? Ecco, a me è arrivata. Allora, e l'IMU sui fornetti, cioè veramente, io non lo so, adesso dove andremo a finire, perché questi non sanno più dove prendere i soldi. Io che altro si inventeranno non lo so, e guardate, è veramente il momento di muoverci, non possiamo più tollerare cose del genere. Io la mattina mi alzo, accendo il televisore e mi incazzo, poi dico ma caccia da fare, perché insomma mi faccio del male da sola. Ecco, io ho fatto 40 anni di televisione, quindi insomma so che tipo di informazione gira, tra l'altro. Grazie mille, Matteo. Vediamo due interventi e poi assumo le domande, così.